Replica Assad Din Ibrahim, un arabo vittima di un regime arabo, un uomo di grande cultura ma soprattutto coraggioso. In Egitto criticò le irregolarità elettorali che lessero Mubarak e il suo destino fu segnato. Carcere, processi, di nuovo carcere e dopo ben 3 attacchi ischemici oggi gli è proibito cercare aiuto medico all'estero. Di chi è la colpa? Certo, e soprattutto dei nostri leader, che negandoci le libertà fondamentali hanno ucciso lo sviluppo economico e scientifico del mondo arabo. Ci hanno tolto la vita stessa. Io non cerco capri espiatori, ma non posso a tali che ci hanno addossato enormi problemi. È noto, per esempio, che il regime egiziano riceve grande sostegno dagli Stati Uniti. È un peccato, perché l'America per tanti arabi è un sogno da emulare. Dove le cose si complicano è nella politica estera americana, nella loro mancanza di compassione per i palestinesi. C'è risentimento contro questo, ed è lo stesso risentimento che troviamo nei sudamericani, negli africani e persino negli europei, che con la vicenda dell'Iraq hanno mostrato una profonda insofferenza per l'egemonia americana nel mondo. Il ritornello è sempre lo stesso, viva l'America, che in effetti qui sbuca da ogni angolo, ma abbasso la politica estera americana. Sul modo di vestire, questo è il nostro stile, ci piace, lo copiamo dall'America, certo, ma è bello. C'è solo una cosa che non mi va dell'America, preferiscono fare la guerra più di ogni altra cosa, è tutto quello che ho da dire. Some people say that the Arabs now hate the West. President Bush said, why do they hate us? They don't hate the West. You don't? Yeah, of course. Nobody hates the West. They only hate what the government do for us, like Bush. Queste dichiarazioni le mostro a un gruppo di musulmani in quest'aula molto lontana dal Medio Oriente, all'Università di Berkeley, in California. Essere musulmani in America non è facile oggi, perché si è cittadini del paese che l'Islam ritiene causa di tanti suoi mali. Da qui, dall'America, ci arriva chiaro il dolore e il senso di ingiustizia che provano. La distanza fisica e culturale non ce lo impedisce. Quello che sta accadendo è ingiusto, e lo dico anche se vivo qui. Sono nato e cresciuto in America e sono musulmano. Ho però vissuto per 3 anni in Libano. Laggiù le notizie non sono schermate come qui in America. Laggiù, per esempio, vedevo in televisione come gli israeliani veramente trattano i palestinesi. Purtroppo lo stile di vita americano ti fa dimenticare quella realtà. Io sono un sergente del corpo dei Marines. Siamo così ciechi qui. Colpisci e terrorizza. Ma vi rendete conto? Ci saranno sempre più morti. E a Baghdad ci sono un sacco di bambini. Ma è pazzesco. Conosco una donna irachena di San Francisco che è andata a visitare la sua famiglia in Iraq di recente e le ha detto addio. Immaginatevelo. Perché alla fine è questo che accade. E noi siamo così ciechi da non capirlo. Ma la politica estera americana serve a garantire anche a voi il vostro standard di vita qui negli USA. Affatto. Da immigrati abbiamo sudato amaro per crearci ciò che abbiamo, a lavare i piatti di notte nelle cucine, a fare i lavori più spiacevoli. Lo standard di vita ce lo siamo conquistato. Da musulmano che vive in America, sono critico della politica estera del mio paese e condivido questo pensiero con tutte le altre minoranze. E come tutte le altre minoranze, noi musulmani ci troviamo oggi a dover lottare qui per i diritti di base, altro che standard di vita. Ci stanno arrestando e perquisendo, ci espellono, ci discriminano. E tutto ciò sotto una legge del Congresso che dopo l'11 settembre ha sospeso le garanzie costituzionali degli immigrati. Stay away from any trouble. È stato in Italia? Sì.
Roma. Senti, possiamo parlare della relazione tra i musulmani e gli americani? Possiamo parlare? No, no, volevo tardi. Grazie, no. Italian TV Company and credentials. Yes, yes, I do. Like to see. Oggi c'è paura e sospetto per questi americani musulmani. Per registrare un'opinione devo ricorrere ai soliti trucchi e trovo Nasser, un leader arabo-americano che è doppiamente incastrato. Per le sue opinioni forti teme sia le autorità che i suoi stessi correligionari. Questa è la mia opinione, ok? Il nostro problema come musulmani non è l'America. Non sono gli inglesi o i francesi o gli ebrei con Israele. Il nostro problema sono i nostri leader. Tutti i leader arabi sono scimmie. Prendi questi leader e mettili in una nazione europea o in America, magari come governatori di uno stato americano, e guarda come sarebbero giudicati come leader. Te lo dico io, non durerebbero 5 minuti. Sono inutili, sono inetti e non farebbero nulla per la loro gente.